Il volto di questa ragazza è diventato famoso in tutto il mondo. Lei è Greta Thunberg, 16 anni, svedese. Dallo scorso agosto, tutti i venerdì, ha iniziato lo sciopero per il clima. Anziché andare a scuola, si reca davanti al Parlamento del suo paese per chiedere ai politici azioni concrete contro i cambiamenti climatici e per l'ambiente. Una delle sfide dell'Europa è proprio quella di come promuovere crescita, posti di lavoro, nuovo sviluppo rispettando la natura e l'ambiente. Il regolamento che entrerà in vigore dopo l'estate in tutta Europa, di cui sono stato relatore al Parlamento, va proprio in questa direzione. Tutti i camion, gli autobus, i pullman nuovi dovranno emettere il 15% in meno al 2025 e il 30% al 2030, inquinare meno, consumare meno. Si tratta di un risultato concreto, come ci chiedono Greta e le migliaia e migliaia di giovani che sembrano disinteressati, distratti, disinteressati dalla politica, ma quando si parla della loro vita e del loro futuro sono disponibili a mobilitarsi. Il cielo e la terra non hanno confini geografici, non si fermano alle frontiere degli stati nazionali, dei singoli stati. C'è bisogno dell'Europa unita per vincere queste sfide che sono sfide mondiali e che partono da casa nostra, dalle nostre città, dalla nostra vita quotidiana.